B. Bella G. Secondo te oggi di cosa parliamo? Ma non lo so. Tu lo sai? Di una trilogia? La trilogia, bravo. Meglio di Star Wars. Che sono 9 o più. Allora, i libretti colorati di Harvey Penick. Tanta roba. Sì. Chi era Harvey Penick? Harvey Penick è stato uno dei maestri di golf principali della storia del golf ever. Ha al suo attivo, penso, una cosa come tra i 30 e i 35 major vinti dai suoi allievi, tra maschili, femminili, Tom Kite, Ben Crenshaw, Katie Whitworth, altri che così. Davis Love. Davis Love è stato suo pupillo. Tantissimi allievi e tantissima filosofia di golf all'interno dei suoi libri. Cioè, passami quello. Perché arriva con il cofanetto, bellissimo. Secondo me questa è un'idea regalo per il golfista, è proprio il numero uno. Certo, magari ce l'ha già, dovreste scoprire se ce l'ha, però se avete un amico e per caso non ha questa trilogia, è il miglior regalo che potete fare a un golfista, secondo me. Assolutamente. Qual è la leggenda che sta dietro ai libretti colorati? Soprattutto al libretto rosso, che il è il primo uscito ed è quello principale. Il signor Penick aveva l'abitudine di annotare tutti quelli che erano i piccoli cambiamenti nello swing che riusciva a portare i suoi allievi e annotava tutti quelli che funzionavano. Quindi non quelli che l'ho fatto, una volta l'ho provato, ha dato un risultato, però magari su un'altra persona no. Ma tutti quelli che regolarmente funzionavano per praticamente tutti gli allievi. E di conseguenza, siccome i movimenti del golf sono tanti, complessi, e non ci sono due swing uguali agli altri, qua dentro si trova tutto quello che è proprio la base del gioco del golf. Quindi tantissimo risalto su magari i fondamentali del gioco del golf, cioè come mettere bene il grip, eccetera, ma soprattutto su tutte le parti che sono collaterale al golf, quindi la parte psicologica, la mentalità, allenamento, voglia di arrivare all'obiettivo in base alle proprie capacità e così via. Il signor Penick le annotava tutte. Tirare fuori il massimo dal nostro swing, da noi stessi, esatto. Il massimo che possiamo dare. Anche perché tra gli allievi di Mr. Penick non c'erano soltanto giocatori forti, ma andavano da lui qualsiasi tipologia di giocatore, perché trovavano in lui proprio una guida nel diventare un golfista migliore. E il libretto rosso stava per rimanere un segreto. Perché lui annotava, ma non l'aveva mai visto nessuno, neanche suo figlio, neanche Ben Crenshaw e Tom Kite, che erano i suoi due allievi prediletti. Oltretutto, uno non poteva seguire la lezione dell'altro, perché sennò andava. Questo, secondo me, è fondamentale. Allora, cosa succede spesso e volentieri? Io vado da Benny, che mi dà un po' di dritte per mettermi a posto. E cosa succede? Che magari un nostro amico lo sente, o magari io ne parlo con un amico, e la prima cosa che viene in mente a questa persona mediamente è: lo provo anch'io. Provo anch'io a farlo. No, perché una roba che va bene per uno non per forza va bene per l'altro, mettiamola così. Poi per carità, qualcosa probabilmente funziona un po' per tutti, per carità, però tendenzialmente siamo talmente diversi l'uno dall'altro, non soltanto perché facciamo swing diversi, ma perché percepiamo quello che facciamo, esatto, i nostri movimenti nello spazio in modo diverso. Secondo me nei vari libretti, quello rosso è quello più bello perché sono più aneddoti, sono proprio più il dietro le quinte del lavoro di Penick. Viene fuori proprio questo, viene fuori il fatto che lui aveva un'idea ben specifica di come portare ogni allievo al suo massimo, che spesso e volentieri non era la stessa che aveva in mente ovviamente il giocatore, che sennò se lo faceva da solo, no? Per esempio, la più bella per me... Vai, che so già qual è. Vabbè, ma perché questo è un must secondo me. Arriva un 5 di handicap, si presenta in campo pratica e non trova Penick. E dice: caspita, ma avevo la lezione adesso, mi avevano detto che è una persona precisa, mannaggetta, dove sta? Mannaggetta. In texano stretto e mannaggetta. Va in segreteria del circolo e dice, che poi credo sia il pro shop perché lì funziona così, e dice: ma il signor Penick non si è presentato. No Penick. E fa: come famo? Fa:
ah, impossibile, provo a vedere dov'è. Esce e sotto il grande albero che stava sul putting green c'era Panic che aspettava, al che questo personaggio 5 di handicap, cioè quindi un buon giocatore, arriva e dice: ma signor Panic, io l'aspettavo in campo pratica, mi ero anche scaldato. Fa: e tu che sei 5 di handicap pensi di portare a casa e migliorare il tuo score in campo pratica? Se sei arrivato a 5 di handicap, la palla la sai far volare. E la sai mettere nei paraggi del green. Quindi... è da lì. Quello che faremo è migliorarti la parte attorno al green, perché se sei qui per migliorare, 99% è lì che dobbiamo andare a lavorare. E secondo me è geniale nella sua semplicità, non perché si può adattare a tutti, però se ci pensiamo, il gioco corto è la parte dove a minore lavoro corrisponde maggiore ritorno, perché è molto più semplice da imparare. Finalizziamo e quindi di conseguenza non è un bel drive e poi ancora c'ho gli altri colpi per chiudere la buca. Qua no, andiamo chiusa. Esatto, una volta la palla è dentro, è dentro. E quindi segnata. Nella sua semplicità, leggere e rileggere tutti questi libretti, ma ripeto, il rosso è quello un pochino più che ha queste chicche anche filosofiche, e ti permette di farti un'idea molto chiara di che cosa funziona e di che cosa è un po' a corollario, un po' perdita di tempo. Lui lo spiega bene. Un'altra chicca la fa con un giocatore che stava per passare sul PGA Tour. Sì, quindi... spoileriamo troppo, io dopo ne ho un'altra. Quindi... giocatore di livello, pronto per andare sul tour, va da Panic a chiedere un po' di aiuto per migliorare. Ci sta. Panic lo guarda, gli fa fare un po' di putt, gli fa fare un po' di approcci, un po' di ferri, un po' di drive. E alla fine la conclusione è stata: prendi il tuo aereo e vai a fare la tua prima gara. Quindi non c'era bisogno in quel momento lì di andare a lavorare o toccare punti dello swing che magari avrebbero rovinato un equilibrio che in quel caso lì il giocatore si era creato, perché comunque stava andando a giocare sul PGA Tour, quindi non certo un giocatore da non l'ultimo da niente, esatto, non l'ultimo arrivato. E in quel momento lì un maestro avrebbe potuto magari dire: guarda, sì, cerca, però... fai, tocca, eccetera eccetera. Il problema è che lì sarebbe stato probabilmente molto più dannoso che non dare fiducia a quel giocatore e dirgli: è il tuo momento, vai, vai e spacca tutto. Colpisci. È vero, la fiducia in se stessi e poi soprattutto il fatto che prima di una gara, secondo me le cose importanti da fare sono altre, appunto, è essere convinti e tranquilli dei propri mezzi, e questo l'ha fatto Panic. E al peggio andare a controllare, per esempio, quanto mi vola la palla in quel momento su quel campo, perché magari è secco, quindi il terreno è più duro, quindi la palla vola di più. Cioè serve più quello che non mettere a posto. Ormai quello che hai studiato è studiato, non è che da lì prima dell'esame chissà da lì che cosa impari. Devi solo raccontarla al professore campo e vedere se riesci a raccontargliela bene. Esatto. Beh, io un'altra bellissima, che proprio è una chicca veloce, ma provate ad applicarla, io la faccio tantissimo quando me la ricordo, e rivoluzionaria. Quando prendi un obiettivo, prendilo più in alto che puoi. Guarda che nella sua semplicità fa, secondo me, due cose fondamentali. La prima, sposta l'attenzione da, che ne so, l'asta a una punta, una cima di un albero dietro l'asta. Questo cosa ti comporta? Che hai meno stress, perché tu hai soltanto preso un punto per posizionarti, non hai guardato proprio l'obiettivo. E quindi un po' toglie, no? Secondo me. Anche perché cosa mettono di solito vicino all'obiettivo? Questi marker, laghi, bastardi, colline, pendenze e esatto, cose del genere, che vengono a quel punto un po' distolte dall'attenzione principale. E poi l'altra cosa è: guardate anche i vostri compagni di gioco. Quando si gioca, tendenzialmente tendiamo a essere un po' sempre rivolti verso il basso. Imbruttiti. Sì, tiriamo il carrello, abbiamo la sacca sulle spalle, raramente guardiamo in alto, e questa cosa in realtà allarga di molto l'orizzonte. Quindi
un po' filosofico, ma in realtà anche pratico, aiuta molto di più a contestualizzare. Quindi tante volte tu ti incanali magari dentro a un filare di alberi e ti sembra tutto stretto, ti senti in una situazione angusta, e invece se guardi in alto tutto diventa un po' più largo, tutto è contestualizzato e riesci a lasciare andare uno swing un po' più libero, fra virgolette, anche se poi magari la pista è strettissima o il green, il punto dove vuoi far fermare la palla, comunque non è largo, però te lo fa... Lo vivi meglio, è sempre stretto ma te la prendi un po' più leggera. Non prendete delle nuvole, soprattutto se c'è vento, perché se si spostano queste bastarde, io che avevo preso quell'angolino della nuvola, porca ma magari invece potrebbe essere un aiuto, la nuvola si sposta a sinistra, facciamo slice, quindi ho perfetto in bandiera, chissà. Vabbè, chissà. Solita cavolata. Dai, un'altra. Un'altra, dai, ma no, non spoileriamo troppo. Anzi, a voi è capitato già di leggere questi libri o quantomeno di sentirne parlare? Se non li avete ancora letti, vi consigliamo assolutamente di recuperarli, che sia comprarli a nuovo, ma anche chiedere a qualche vostro amico golfista che sicuramente, se non è il primo, il secondo a cui chiedete, prima o poi qualcuno che ce l'ha nella biblioteca, è per forza, perché questo è un libro che deve esserci nella biblioteca Must di un golfista. Have. Per forza. Beh, fateci sapere qui sotto nei commenti se l'avevate già letto, se lo conoscevate, insomma tutte le solite cose. Soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale, perché così almeno provate e vedete un pochino di video come questo o anche tanti altri, insomma, chi ci conosce sa un po' le mattate che ci inventiamo ogni tanto. E ci sta!